sono 7.891 i nuovi casi di Covid in Italia su 487.618 tamponi, un tasso di positività dell'1,6% più 0,7%. I decessi nelle ultime 24 ore sono 60, martedì erano 68. Secondo i dati del Ministero della Salute, i ricoveri aumentano sia nelle terapie intensive, più 2, sia nelle parti ordinarie, 11, mentre si contano 5.319 guariti. La Lombardia sfonda la soglia dei 1.000 contagi in un giorno, con 97.961 tamponi effettuati e di 1.073 il numero di nuovi casi di Covid registrati, con un tasso di positività che sale all'1%. In calo i ricoverati in terapia intensiva, meno 5 a 42, aumentano i reparti, più 23 a 402, sono 5 decessi, portano il totale a 34.210 morti da inizio pandemia. I dati per province vedono Milano con 342 nuovi casi, di cui 150 a Milano città, 43 sono a Pavia. Regione Lombardia raggiunge gli 8 milioni di cittadini con vaccinazione completa, così la vicepresidente assessora al welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti. Abbiamo raggiunto un risultato impensabile solo qualche mese fa, ha scritto, mentre il presidente Fontana ricorda da oggi in Lombardia che è possibile ricevere la dose booster anche nelle farmacie che hanno aderito al protocollo. Dal 1 dicembre nel nostro paese saranno chiamati alla dose aggiuntiva anche le fasce tra i 40 e i 60 anni, lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, rispondendo a Question Time alla Camera, aggiungendo che il governo sta valutando eventuale modifica del Green Pass ai guariti, la durata per i soggetti guariti di 6 mesi, per i vaccinati di 12 mesi. Il governo intende avviare un percorso d'approfondimento per verificare se vi siano le condizioni per valutare diversamente il certificato verde rilasciato ai guariti. Le evidenze suggeriscono che il rischio di reinfezione è basso in mesi dalla diagnosi iniziale. I vaccini comunque sono molto efficaci, anche molto per il contenimento e controllo della pandemia, anche se i campioni prelevati dalle acque reflue confermano la presenza ormai quasi esclusiva sul territorio nazionale della variante Delta del virus SARS-CoV-2, associata a una grande variabilità genetica con la presenza di molte mutazioni, comprese quella della cosiddetta Delta Plus. È il risultato della seconda flash survey condotta dall'Istituto Superiore di Sanità. Quasi 40.000 contagi in 24 ore, la Germania in piena emergenza Covid, la linea morbida delle scorse settimane dovrà essere rapidamente corretta, stando agli esperti che lanciano l'allarme, arrivano a chiedere l'obbligo vaccinale per insegnanti e sanitari, violando una sorta di tabù in un paese dove neppure i vaccini per la prima infanzia sono vincolanti per i genitori. Preoccupazione anche da parte della cancelliera uscente Angela Merkel. Torniamo in Italia, le persone con disabilità potranno parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu quando non c'è disponibilità nei posti riservati, stretta sui monopattini elettrici, multe più salate per i parcheggi selvaggi in zone riservate, divieto di pubblicità sessista, nuove regole per gli attraversamenti pedonali, dure sanzioni per chi getta spazzatura dall'auto. Sono queste le principali novità entrate in vigore oggi e contenute nel decreto infrastrutture e trasporti pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Come esclusa l'ipotesi di virus sinciziale come causa della morte della bimba deceduta improvvisamente lunedì scorso a 3 anni a San Martino in Strada nell'Odigiano, lo dice l'autopsia eseguita oggi all'Istituto di Medicina Legale di Pavia, che ha evidenziato che la piccola ha smesso di respirare senza poter più essere rianimata a causa di un'acuta infezione polmonare. I legali del nonno materno di Eitan, Shmuel Peleg, rappresentato sul fronte penale in Italia dall'avvocato Paolo Sevesi, hanno già depositato ricorso al Tribunale del Riesame di Milano contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Pavia, con conseguente mandato d'arresto internazionale e richiesta d'estradizione a carico dell'uomo accusato del rapimento del nipote, unico sopravvissuto alla strage del Mottarone. Oltre 100 genitori di Vigevano e Lomellina hanno firmato un appello, lo hanno inviato all'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici per chiedere che i loro figli non vaccinati non siano discriminati. Un ragazzo, fanno sapere, è stato escluso da una gita e qualche professore vuole sapere chi non è vaccinato. Il preside Loria, referente regionale dell'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, spiega: i professori non possono chiedere lo status vaccinale, lo dice il garante della privacy. Per le gite la scuola non chiede il Green Pass, ma può essere controllato dai gestori di mostre e musei. Pronto meteo per giovedì 11 novembre, scorrerà tra sole e nuvole la giornata, temperature tra 6 e 15 gradi. Weekend invece nuovamente grigio e piovoso per l'arrivo di un vortice ciclonico di modeste dimensioni verso la Francia meridionale, Mediterraneo e nord-ovest italiano. Tutti gli aggiornamenti
su prontometeo.it a cura di Marcello Poggi e Gabriele Campagnoli. Queste invece le notizie principali che potrete trovare con approfondimenti sui nostri siti pavia1tv.it, itinerarinews.it, Lombardia Live 24, oltre alle nostre pagine social. Editore, agenzia Creativamente, informazione libera, verificata, gratuita, non allarmistica, da condividere senza restrizioni.